Ciao, mi chiamo Giulio Biondi e sono laureato in informatica presso l'Università degli Studi di Perugia. Durante il corso di laurea magistrale ho avuto modo, oltre a seguire il normale percorso di studi, di fare esperienza all'estero, prima in Polonia e poi a Hong Kong, e di iniziare con l'attività di ricerca, che proseguirò nei prossimi anni di dottorato. L'argomento della mia tesi di laurea, redatta sotto la supervisione del professor Alfredo Milani e della dottoressa Valentina Franzoni, è il problema della link prediction, su reti che possono essere di vario tipo, come ad esempio reti di computer o reti sociali. Una rete è composta da nodi, le entità, ed archi che li collegano, mettendoli in relazione. Nella link prediction, dato l'insieme di nodi ed archi ad un istante, che chiamiamo stato della rete, vogliamo predire quali nuovi collegamenti si formeranno dopo un tempo t. L'idea è che è più probabile che si formino collegamenti tra nodi simili tra di loro. Il problema è come definire tali similarità. Tra i vari approcci possibili ne identifichiamo due. La similarità semantica, che è definita a partire da attributi testuali associati ad ogni nodo, come ad esempio hobby e nazionalità che vedete nella slide. Oppure similarità topologica, definita a partire dalle proprietà della struttura della rete stessa, come ad esempio il numero di vicini comuni tra due nodi. Per entrambi gli approcci esistono diverse misure che restituiscono diversi valori di similarità. Nella tesi ho descritto un metodo per l'utilizzo di misure semantiche in un contesto topologico e, viceversa, di misure topologiche in un contesto semantico ed ho presentato i risultati dei test effettuati che mostrano, per alcune misure, risultati molto promettenti. L'obiettivo ora è di continuare a fare ricerca.